Bentrovati a questa diretta sulla luna piena che avremo in Leone domenica 9 febbraio. Momento in questi giorni mi state contattando in molti con messaggi personali e non personali, nel senso anche su Facebook, sul mio cellulare, tutti chiedendomi che cosa sta veramente accadendo intorno a noi nelle nostre vite. È veramente un momento particolarmente intenso perché è un momento di grande trasformazione. E prima proprio di iniziare, volevo farvi darvi una piccola delucidazione su quello che è il movimento della coscienza in questo momento, di quanto sta accadendo a noi. Innanzitutto, la prima cosa che dobbiamo ricordare è che siamo nell'anno 2020. Come ho detto già più volte, abbiamo fatto un passaggio non solo dell'anno, ma anche fatto un passaggio nella decade, in una nuova decade. E questo energeticamente rappresenta proprio un passaggio molto importante. Quando entriamo in un numero, abbiamo anche nel nostro tema un numero con uno zero alle spalle, in questo caso il 20, l'energia è molto particolare perché contiene tutto, lo zero contiene tutti i numeri e quindi contiene in sé tutte le esperienze che avremo nei 9-10 anni a venire. E lo zero è il numero da cui la nuova esperienza parte. Per cui immaginate che siamo pieni, siamo in fase, si dice così, di gestazione e ci stiamo preparando proprio per un concepimento. Ed ecco da qua anche diciamo così, il senso anche del titolo di questa lunazione. Perché che cosa rappresenta il concepimento? Vuol dire proprio il formarsi nel mondo, tra virgolette, invisibile, perché all'interno di una pancia, di una mamma, all'interno di un grembo, abbiamo il formarsi di qualcosa che poi uscirà completamente. E la ventina, proprio il 20, ha proprio a che vedere col concetto di partorire noi stessi. Per cui sotto sotto, nelle profondità di noi stessi, stiamo facendo una profonda trasformazione, si dice proprio una profonda alchimia, e ci stiamo preparando, stiamo formando nuovi elementi di noi stessi, ma ricordatevi che la vita è in un certo senso anche la natura si ricicla e quindi per poter formare questi nuovi elementi dentro di noi dobbiamo innanzitutto cominciare a fondere, elaborare, trasformare, vedere quello che non ci serve più. E di solito quando noi iniziamo un anno, partendo da gennaio fino alla fine dell'anno, l'energia più alta si trova intorno al sesto mese, quindi ci stiamo preparando per un grande cambiamento che comincerà ad attivarsi proprio per la metà dell'anno. Tra l'altro, proprio a maggio uscirà Saturno dal Capricorno ed entrerà in Acquario, per cui anche questo coincide e coinciderà con questa grande trasformazione che stiamo tutti vivendo e che proprio è in movimento. Per cui teniamo presente che stiamo elaborando il nuovo è già iniziato, però è ancora invisibile o si percepisce appena. La cosa estremamente interessante che sta accadendo in questa lunazione, che continuerà con la prossima nuova e poi nella prossima luna piena e la prossima luna nuova, siamo nell'energia il giorno in cui accadrà questa lunazione, proprio il giorno 9, che continua ad enfatizzare 9, 23, 24, sono numeri che stanno girando molto in queste lunazioni e soprattutto anche l'energia del 6, perché anche la somma totale della data della lunazione di domenica possiede questa energia. Quindi sono numeri che parlano di conclusioni e chiusure ed elaborazioni, riflessioni e l'inizio, fine di qualcosa, inizio di qualcos'altro. Però dobbiamo ricordare che la
natura è estremamente lenta, per cui il processo di trasformazione dentro di noi è lento, avviene in modo progressivo, avviene come avviene la maturazione di un frutto. Per cui dobbiamo avere la pazienza e dobbiamo attendere proprio questo grande cambiamento che è in atto, perché proprio il ciclo di trasformazione della materia in spirito è un ciclo lento, perché il nostro corpo si muove lentamente, si riproduce lentamente. Prima di entrare nei dettagli della Luna, voglio parlarvi proprio in virtù di questa conclusione, di questo processo di conclusione che stiamo cominciando a vedere. Come l'anno scorso avevamo tutte le lune a 11 gradi, questa luna sarà 9, la prossima luna piena sarà di nuovo 9, c'è il 23 e il 24 che si muovono, perché il 23 significa la chiusura col passato, il 24 la trasformazione alchemica nel tempo e nello spazio, fino proprio ad arrivare a maggio, dove avremo non solo la l'uscita di Saturno, ma proprio nei prossimi mesi avremo anche il cambio del grado dei nodi lunari, del grado, scusatemi, dei segni dei nodi lunari, del karma e del dharma. Quindi ci stiamo spostando, il cambiamento è in atto, il lavoro è quasi completato. Poi c'è un altro aspetto ancora importante che avverrà sempre il prossimo mese, ed ecco perché la prossima lunazione sarà di nuovo il 9, la prossima luna piena, perché abbiamo finito ovvero l'anno solare, ma stiamo per concludere l'anno astrologico. I pesci, cioè le prossime lunazioni, proprio di marzo saranno proprio la conclusione dell'anno solare, l'anno, scusatemi, astrologico. E quindi il processo di trasformazione non è ancora completato, stiamo concludendo le fasi. Infatti poi la prima luna di aprile sarà a 8 gradi, che parla di allineamento e nuovo inizio. Quindi ci stiamo preparando, quindi dovete avere pazienza ed essere, diciamo così, fiduciosi di questa grande trasformazione in atto. Proprio perché la natura, tra virgolette, è lenta, ci vuole un anno per avere l'inizio, la semina, raccolto e la fioritura e poi il raccolto, no? Quindi ci vuole tempo e dobbiamo avere proprio questa pazienza. Tra l'altro, per chi volesse interessare, abbiamo messo giù a maggio, nelle prossime settimane verrete anche le date di un corso intensivo di astrologia basica, dove impareremo una settimana di lavoro intenso, dove proprio imparerete a fare un tema natale e comincerete a vedere anche proprio, comprendere il vostro progetto di vita, perché imparare l'astrologia, il senso dell'imparare l'astrologia non è per fare i temi agli altri, anche questo, ma per cominciare proprio a vedere il proprio progetto di vita e a muoversi secondo il progetto di vita. Quindi, tornando a noi, il senso di questo 9, di questa fine, vi devo parlare di alcuni concetti di numerologia. Allora, il 9 è nella sequenza dei numeri da 1 a 9, è il numero finale. Allora, con lo 0 abbiamo il contenimento di tutti i numeri, si chiama proprio il numero del potenziale ancora non espresso, con l'1 abbiamo l'inizio e con 9 abbiamo la fine e il nuovo inizio, perché l'energia del 9 verrà poi portata nell'energia successiva dell'1. Il 9 è un numero particolare perché nei tarocchi esoterici, nel lavoro iniziatico dei tarocchi esoterici, ha proprio il significato della carta della trasformazione, cioè ha proprio il significato della carta che prevede un grande processo di interiorizzazione, e ve la faccio vedere, la carta dell'eremita. Allora, tenete presente che i tarocchi esoterici sono una cosa completamente diversa dai tarocchi che noi conosciamo, che prevedono il destino. Il tarocco ci danno grandissime informazioni su come muoverci, e anche nella lettura dei tarocchi vediamo lo
il layout, la disposizione proprio di quella che è la situazione, come sto accadendo adesso. Allora, il concetto del 9, il 9 è appunto il numero della fine e del nuovo inizio. È la fine di qualcosa dove noi facciamo un bilancio di qualcosa e decidiamo che cosa teniamo e decidiamo che cosa lasciamo andare. Il 9 è il numero dei frutti, dei nuovi frutti, i nuovi doni dello Spirito Santo. Quando noi appunto il 9 è il numero, proprio perché è associato all'eremita e al concetto dell'eremita, il 9 è il numero della meditazione, della contemplazione, della riflessione, della ispirazione e dell'interiorizzazione. Cioè, è il numero proprio che ci chiede di andare dentro di noi, di comprendere quello che abbiamo bisogno di lasciare andare e muoverci nel nuovo. Il 9, se voi guardate anche la forma del numero 9 o anche l'immagine del numero 9, vedete questo eremita che ha una testa molto grande confronto a un corpo che non vediamo, ma che ci dà la sensazione di essere estremamente scheletrico. Quindi ci parla proprio del concetto della testa, dell'importanza della testa. E negli anni 9 noi dobbiamo fare proprio una riflessione, un bilancio per decidere dove vogliamo andare e come vogliamo muoverci. La carta dell'eremita, proprio per questo concetto della testa estremamente importante, ci dice per poterlo fare noi dobbiamo andare nel nostro spazio interiore e dobbiamo viaggiare in questo spazio interiore. Quindi la nostra mente, andiamo dentro e osserva lo spazio in cui siamo e noi osserviamo perché vediamo quello che abbiamo creato. Vediamo quello che abbiamo di fronte a noi e vediamo quello che c'è. Il 9 è anche considerato il numero dell'anima, è anche considerato il numero dello specchio. Perché è considerato il numero dello specchio? Perché se voi sommate un 9 a qualunque altro numero, allora se sommate un 9 a un 9, 9 più 9 fa 18, 1 più 8 fa 9, di nuovo torna un 9. Ma anche se tornate, se voi fate sommate al 9 qualunque numero, cioè anche il 5, 9 più 5 fa 14, 4 e 1 fa 5, cioè ritorna sempre il numero che avete sommato. Quindi quello che stiamo per poter fare un bilancio, dobbiamo sperimentare che il nostro mondo esteriore è in realtà un riflesso del nostro mondo interiore, cioè siamo ad un grande bilancio. Molte persone mi dicono, proprio che mi scrivono dicendo che cosa sta succedendo nelle vite persone, sembrano tutti avere perso il controllo sulle loro vite, ma è assolutamente, molte persone sono infelici, ma può essere solo così, perché noi non possiamo cambiare la nostra vita se prima non ci rendiamo conto di quello che abbiamo creato, se quello che abbiamo creato ci piace o non ci piace. E se non ci piace, muoverlo, spostarlo fuori dalla nostra vita. Infatti, se voi guardate la carta dell'eremita, l'eremita, vedete cosa fa? Ha questo bastone che è fatto di 8, come si dice, di 8 pezzettini e sta testando il terreno perché lui è cieco. E nel testare il terreno vede se ha lavorato su tutto. Quindi l'eremita ti chiede di fare una profonda revisione di tutto quello che c'è e dobbiamo assolutamente prenderci la responsabilità di quello che accade e la responsabilità della nostra anima, cioè l'unico modo per poter trasformare e per poter fare questo cambiamento è che la nostra mente, e proprio questo è il senso dell'eremita, vada giù profondamente nell'oscurità della materia. Che cosa vuol dire? Nell'oscurità di noi stessi. Cioè, quando noi siamo tristi, infelici, avviene un grande processo di interiorizzazione. La materia è questa, è il nostro corpo. Noi dobbiamo andare dentro, vedere, realizzare e stare lì e guardare tutto quello che è l'effetto di quello che è stato gli ultimi anni della nostra vita, di quello che abbiamo creato. E solo in questo modo, vedendo
tra virgolette, la difficoltà e il dolore e l'energia che non ci piace, possiamo proprio fare questo grande cambiamento. Perché è nell'oscurità che noi possiamo trovare proprio la luce, la lanterna dell'eremita, che è quello che noi dobbiamo andare a cercare, no? Questa lanterna è la luce dell'anima, questa è l'unica cosa che deve seguire. Quindi stiamo andando a vedere gli effetti, rivisitare il passato per trovare la luce di questa lanterna, la luce per poter risalire e poter fare questa grande trasformazione. E il 2, che è il mese, ci mette proprio di fronte due numeri della dualità, no? È il numero 2. Ne ho due cose, quale delle due? È il mio mondo interiore, è il mio mondo esteriore, sto facendo un bilancio, mi sono posto di fronte a questo per poter fare questa trasformazione. 9-2 fa 11 e l'11 è l'affrontare noi stessi, il vederci davanti allo specchio di nuovo e dovere decidere quale dei due siamo, che cosa vogliamo fare con noi stessi, se vogliamo riconfermare quello che noi siamo, sentiamo di essere profondamente. Per esempio, per me in questo momento è una grande riaffermazione del mio percorso, della mia scelta di vita, del fare quello che sento, dell'ascoltare non malgrado tutto quello che è la voce della mia anima, anche se fuori possono accadere cose completamente diverse. E nel momento in cui io riconfermo quello in cui io credo, la mia voce interiore, la mia intuizione, c'è proprio la possibilità di iniziare un viaggio molto intenso per una crescita in consapevolezza. Il concetto della voce interiore a questo punto del tempo è estremamente importante. Questa è anche la ragione per cui quest'anno ho deciso di fare il corso dello sviluppo maieutico dell'intuizione in Puglia, di fare le tre parti di tre giorni in sequenza, perché proprio vi applicherò delle tecniche dove possiamo farlo solo residenziale, fuori da tutto, no? In un luogo dove c'è una grandissima energia trasformativa, perché c'è stato, lo può dire, e ascoltare, avere la forza di entrare sempre in più in contatto con questa voce interiore, la voce di chi siamo, quella che viene chiamata l'intuizione, che è poi quella che sai, conosci dove dobbiamo andare. Quindi anche per me, io vado sempre dentro, in profondo, ad ascoltare. L'intuizione non è la mente, l'intuizione la si trova solo in un profondo processo di contemplazione, riflessione, meditazione interiore. Quindi vi invito anche tutti a partecipare a questa cosa, perché noi non sappiamo cos'è l'intuizione. L'intuizione non è solo quello che arriva in un momento, ma se volete veramente avere gli strumenti per iniziare la vostra nuova vita, il momento migliore è proprio contattare l'intuizione interiore. Tra l'altro farò proprio anche un video fra qualche giorno proprio su che cos'è l'intuizione, per farvi capire quanto importante è cominciare a sentire le piante, cominciare a sentire l'energia dei luoghi in cui siamo, cominciare a sentire l'energia di dove noi ci troviamo nelle situazioni, a ricevere la guida dell'anima, che sa dove dobbiamo andare. Quindi l'intuizione è qualcosa che nasce non semplicemente pensando, ma un profondo processo di arresa interiore a se stessi, fondamentalmente. Quindi questo concetto di lavoro interiore in questo momento è estremamente forte. Nelle prossime settimane, perché avremo di nuovo a marzo di nuovo il 9, e proprio in mezzo al corso saremo in questa nuova energia, l'8, il corso si continuerà dall'1 al 9, i corsi, perché sono tre, 1, 2, 3, il primo corso, 2, 3, 4, no, 4, 5, 6 e 6, 7, 8, proprio si concluderà l'8, il giorno della prima luna di allineamento. Quindi sarà anche energeticamente un momento importantissimo per lasciare andare questo momento, questa trasformazione, e muoversi in aprile nella nuova energia. Anche l'anno scorso, chi mi segue da un po' di tempo sa che le lune dell'11 sono proprio finite in aprile. Quindi c'è stato un grande cambiamento, c'è un grande cambiamento, quindi questo dobbiamo affrontare, ma l'11 è anche a riconoscere chi sono. Cioè, se io non mi metto di fronte allo specchio, non posso prendere coscienza di chi sono. Ed ecco perché questa luna piena è una luna piena in leone,
perché è una luna piena, il leone è il colore della consapevolezza di se stessi, di vedere se stessi, di capire chi siamo. Se io non ho la consapevolezza di me stesso, di chi non sono, e lascio andare quello che non sono, non posso mettermi nell'io sono, che è proprio l'11. L'io sono è l'11. Tra l'altro, l'undia carta 11 dei tarocchi, nella relazione proprio alla Cabala, è legata proprio al segno del leone. Quindi, mentre per esempio la carta 9 è legata al segno zodiacale dell'eremita della Vergine, che ci va oltre la materia, nelle profondità di se stesso, a trovare, a decristallizzare. La bottiglia 9 in Aurosoma si chiama il cuore nel cuore, anzi vi consiglio, chi usa di voi il sistema Aurosoma, di utilizzarla, perché l'energia del 9 è abbastanza forte nelle prossime settimane, e di trovare il cuore nel cuore, di non trovare solo il cuore, ma di trovare l'energia che sta dietro il cuore, cioè quella che è la camera del cuore, quello che in alcuni testi viene chiamato proprio la Nanda Kanda. E tra l'altro, il segno del leone, che governa l'organo cuore, governa anche il meridiano del cuore. E il meridiano del cuore è associato al timo, alla gamba del timo, che proprio se viene conosciuta in alcuni testi antichi, la sede, the seat of the soul, la sede dell'anima, ma anche legata alla lingua. Non so se sapete che il muscolo del cuore è legato energeticamente, è collegato al muscolo della lingua. Se il nostro cuore è debole, il meridiano del cuore è debole, non stiamo, vuol dire che non siamo felici. Se il nostro cuore è invece forte, noi siamo felici e capaci di gioire della vita, perché il meridiano del cuore connette il corpo con la mente, con la nostra parte spirituale. Quindi questa infelicità che sta un po' emergendo da tutte le parti, nelle varie vite delle persone, ci sta dicendo che il nostro nel cuore energeticamente non sta vivendo, tra virgolette, dei compromessi con se stesso, perché il cuore è pesante quando noi viviamo compromessi con noi stessi. Ci chiede una grande trasformazione, ci chiede di lasciare andare quello che per noi è pesante per poter entrare nella nuova energia, che è proprio il segno del leone. Il segno del leone, che è il quinto segno zodiacale, tra l'altro farò proprio una giornata in cui associerò i numeri ai segni zodiacali, se siete interessati a partecipare, vi farò anche tutta l'energia che è legata a questo. E il numero 5, che nella Cabala è il regno legato al regno dell'anima, quindi legato all'anima, è legato alla mente chiara, ma è legato anche al cambiamento di direzione. Ed è cosa interessante che la somma totale di questa lunazione è 15, del giorno di questa lunazione è 15, che parla proprio in relazione alle lettere ebraiche, al significato della Bibbia, è proprio la nuova direzione. Il 15 è la mano, perché il 15 nelle lettere ebraiche è la Yod più la Hei, che è la mano dell'ispirazione dello Spirito Santo, proprio questo 9, che è i doni dello Spirito Santo, ci cioè permette all'azione della vita di scendere dentro di te, di darci una nuova direzione di vita, che poi è la Hei. Quindi ci chiede proprio di muoverci dalla normale cammino dell'uomo carnale, cioè dell'uomo che non sa, far entrare proprio questa grandissima energia. Io uso la parola dello spirito, ma vorrei usare la parola della vostra anima, del vostro vero sé dentro di noi. Quello che sta accadendo, il dolore che proviamo in questo momento di grande trasformazione, grande sofferenza, è in realtà luce che scende profondamente nel nostro cuore, e sta, si dice, trasmutando la somma della se fate 9 più 2 fa 11, e che 2 nel 2020 fa 4, che è un 24, trasmutando la materia, l'alchimia nello spazio, nel tempo. L'alchimia è una fusione della nostra luce con la nostra carne, se lo volete usare così. Quindi il dolore, quando il laser entra dentro nel profondo, crea una grande trasformazione, stiamo fondendo la luce, perché ci stiamo facendo delle riflessioni.
Questo è quello che voglio, questo è quello che ho creato, 9. Devo decidere se voglio continuare ad agire nello stesso modo o cambiare il mio modo di agire, il mio modo di essere, il mio modo di esprimermi. E proprio il leone parla proprio di non essere quello che abbiamo deciso prima, essere motivati dai nostri desideri, invece le nostre paure, dalle nostre ansie, essere motivati dalla nostra anima. Quindi questo 24 di cui vi parlavo, che proprio ci parla di una trasformazione, è un 6 che non è solo morire al vecchio sé, è il 6, se pensate alla stella di Davide, l'unione dei due triangoli, no? Il nome del sé superiore con sé inferiore, della luce con la forma. Ma il sistema Soma, la bottiglia 6 è legata al che viene chiamato il nuovo sangue, la nuova vita, la nuova energia, quindi questa grande forza che sta spingendo, questa forza vitale, la forza della vita che sta spingendo questa grande trasformazione, sta, come si dice, è legata al nervo vago. E il nervo vago è il nervo che connette l'emisfero destro con il nostro cuore. Per cui è una connessione mente-cuore particolarissima. E ho sorriso proprio mentre stavo preparando questa luna, perché la prossima settimana, il 14, 15, 16, farò proprio il corso sulla SQ, dove insegnerò a fare questa connessione mente-cuore. Insegnerò proprio ad attivare la grande trasformazione di coscienza, connessione emisfero destro, emisfero sinistro, l'unione, la sincronizzazione di questo passaggio. Quindi mi viene proprio sempre da sorridere, no? Perché io penso di scegliere ogni cosa e invece, come ultimamente la scienza fisica quantistica sta dimostrando, sta realizzando, più che dimostrando, sta realizzando, è che c'è una grande mente, che è l'universo, che noi non abbiamo nessun potere, questa mente decide proprio questa ogni cosa, che è poi quello che le antiche discipline hanno detto da sempre, no? C'è questa grande mente, questo grande progetto per ognuno di noi. Quindi stiamo andando a rivisitare il passato, rivisitare con questa nostra, con questa intensità, no? Che chiede di scendere sempre più probabilmente dentro di noi, e ci dice proprio che nel farlo quello che abbiamo creato era creato sulle nostre credenze, quindi dobbiamo cambiare le nostre credenze e dobbiamo farlo in assoluta umiltà. E volevo leggervi, proprio perché è estremamente interessante, due righe del libro che utilizziamo per il corso dei tarocchi, lo spirito dei tarocchi di Claudine Egerton e Berenice Bougelon, che analizza proprio l'eremita proprio da questo punto di vista. Tra l'altro, proprio questo è il libro che noi utilizziamo proprio per insegnare anche il corso della Connaissance School of Numerology in Inghilterra, proprio sulla il tarocchi come percorso di trasformazione interiore, e dice questo, quindi così vi dà anche un'idea del vostro viaggio, di quello che sta accadendo a voi. L'eremita sa troppo per giudicare, ma noi dobbiamo accettare il male relativo come via per giungere al bene assoluto. Sappiamo che dobbiamo permettere alle persone di commettere i propri errori, poiché è l'unico modo attraverso cui arriveranno al bene. Quindi il male è relativo. Alla fine il bene è assoluto. Così dobbiamo accettare il male relativo e includere in quel male qualunque cosa vogliamo comprendere, ad esempio i bisogni, l'avidità, il piccolo sé, come una via per arrivare al bene assoluto. La lezione consiste pertanto nell'accettare tutti i nostri bisogni come male relativo, le nostre paure, la nostra rabbia, riconoscerli e decidere se li vogliamo oppure no. Questo naturalmente non significa la cattivazione, quindi il fatto che possiamo andare a commetterne ancora. Non c'è giudizio se non il giudizio divino, ed esso proviene dal nostro Dio interiore. Così, nel nome del Dio in cui viviamo, leviamo la nostra mente fino alla volontà del bene e trasmutiamo la voce punitiva del giudizio morale. Ci deve essere una grande ferita in quelle anime che sembrano perse.
Possiamo far passare il giudizio che la lezione non è ancora stata compresa del tutto, ma questo non significa giudicarli. L'eremita rappresenta il più grande insegnante dentro di noi che può irradiare ed essere magnetico nella sua manifestazione, in modo da attirare altre anime luminose sul sentiero, aiutandole ad utilizzare questa qualità dell'anima in modo saggio e con responsabilità. Scusate, quindi il senso è quello che sta emergendo, tra virgolette, come male, come difficoltà, ci sta facendo vedere delle cose, ci sta vedendo che le nostre credenze del passato erano proprio credenze di, che noi pensavamo giuste in quel momento, ma stiamo vivendo una delusione, ma una delusione riguardo a quelli che una volta erano i nostri bisogni. E quindi una trasformazione e un lasciare andare proprio questo aspetto che non ci serve più. Questa lunazione del 2020 è del 9 di febbraio, è una lunazione particolare perché il grado del Sole e della Luna saranno esattamente a 20 gradi, 20 gradi il Sole in Acquario, 20 gradi la Luna in Leone, nell'anno 2020, quindi abbiamo un codice 2020, il 20 è proprio come ho detto, il codice della redenzione, dell'essere redento dalla prigionia, dei nostri desideri, dall'oppressione, no? E se fate 20 più 20 più 20 più 20, avete 80, un 8 che è proprio l'allineamento, il nuovo inizio, il numero del Signore del Karma. Se vi ricordate più video, in video, alcuni video precedenti vi ho proprio parlato di questa del tirare fuori tutti gli schemi karmici. Quindi questo leone di cui vi ho detto che è il quinto segno, ci chiede, a livello esoterico il leone ci chiede di agire in un nuovo modo, perché il segno opposto al leone è l'acquario, che è la nuova visione, è la visione rivoluzionaria, la nuova vita. Quindi ci chiede di iniziare un nuovo ciclo, il 9 è la fine, il 5 è il cambiamento e il leone è il nuovo inizio. Il leone a livello esoterico è anche chiamato e considerato la luce dell'anima, perché è legato all'organo del cuore, come vi ho detto, quindi una grande sensibilità, quando il nostro cuore è sensibile comprende, sente, ascolta. Quindi il mio messaggio anche per questo, voi andate profondamente nel vostro cuore in questi giornati, in questi prossimi due mesi, ad ascoltare quello che siete malgrado quello che accada, che accade fuori. Ricordatevi di quello che siete. Pensate al leone, il messaggio che la scimmia diede al maestro, no? Diede al leone fu: ricordati chi sei. Non cambiate mai per gli altri, non cambiate i vostri sogni, non cambiate voi stessi, rimanete integri nella vostra identità, perché dobbiamo riconfermare questa vera identità per poter mettere i semi del nuovo. Non dobbiamo più essere motivati dalle nostre paure, dalle nostre desideri, dalle nostre emozioni, desideri dovuti a dover riempire dei vuoti, perché io voglio, posso dire, quando io cerco di riempire, non so, voglio avere una persona nella mia vita, ma perché mi sento sola, sto solo riempiendo un vuoto, non lo sto riallineando. Quindi abbiamo bisogno proprio di ricontattare noi stessi, perché questo ricontattarci ci darà una nuova energia, nuova l'anima, la guida interiore. Quindi, quando nel leone, che è il segno giallo, associato ai colori, è il segno della consapevolezza di sé, ma o del controllo. Noi a volte vogliamo controllare ogni cosa perché abbiamo paura, e il giallo è sempre giallo. Quindi dobbiamo digerire questo grande momento, questo grande processo trasformativo, e dobbiamo, nel momento in cui nasce la coscienza di sé, allora in quel momento il nostro individuazione nasce, è solo in quel momento che nasce un nuovo ciclo, un nuovo inizio. Il leone deve bruciare, deve distruggere, deve sradicare tutto quello che impedisce l'espressione della propria natura divina, alias di quello che noi siamo veramente. Quindi non posso conoscere questo aspetto se io non mi relaziono a me stesso, se non sono consapevole di me stesso, non sono consapevole degli altri. Quindi
Nel segno del leone, che viene considerato il segno della battaglia tra le forze del materialismo, cioè della vita materiale, le forze della luce, in cui Urano ha anche un ruolo molto forte, e Urano adesso si trova in Toro, a 3 gradi in Toro, 3 tra l'altro nei numeri è il numero associato al cuore, nella numerologia esoterica, ed è nella, come si dice, al simbolo sabiano, il vaso d'oro alla fine dell'arcobaleno, che significa connettere il celeste col terrestre, cioè ritrasformare la nostra natura in una nuova vita. Proprio questo campo di battaglia avviene nel nostro cuore, e il cuore, il meridiano del cuore è associato alla circolazione, al sangue, all'energia vitale, vi ho detto alla ghiandola e alla lingua, ma è anche associato alla vista. E il cuore, il meridiano del cuore è associato al colore verde, che significa la libertà, lo spazio, il prendere decisioni dal cuore per vivere, e ricordate quando il semaforo verde, andare in una nuova direzione. Quindi il meridiano del cuore governa la nostra attività mentale, le nostre emozioni, la nostra consapevolezza, il nostro sonno. E quando se il meridiano del cuore è debole, le emozioni prenderanno il sopravvento e il meridiano del cuore perde il controllo sul nostro corpo. Quindi immaginate quanto questo possa essere efficace dentro di noi. Vi faccio vedere lo schema dell'astrologia, dove abbiamo appunto questa luna e questo luna e sole, con abbiamo questo Urano che è opposto a Plutone e Saturno, che sta stimolando la rottura proprio del vecchio. E questo sole e questa luna ci chiede, il simbolo del sole, 20 gradi acquario, è una donna arrabbiata e disillusa, affronta coraggiosamente una vita apparentemente vuota. La luna ci chiede di fare questo passaggio, perché perché la luna, che è opposta in leone, ci dice proprio: dobbiamo espandere la nostra coscienza, e dobbiamo, il simbolo è proprio galline intossicate, cercano di scuotere le ali per volare, quindi stiamo cercando di tornare a volare, di uscire da questa, tra virgolette, oscurità, ma non possiamo salire verso l'alto se prima non abbiamo toccato il fondo, quindi dobbiamo anche lasciarci andare in questa grande trasformazione. E Cerere, che è la dea, della dea che si trova anch'essa in acquario, la dea dell'agricoltura, quindi la morte e della rinascita, è a 3 gradi acquario, che ci chiede di trascendere l'aspetto del nostro corpo, la natura più scura, attraverso la mente. Quello che dobbiamo fare, che è proprio il numero 9, è stare centrati e osservare questo processo avvenire dentro di noi, andare giù nel profondo e riconnetterci con la verità dentro di noi. E soprattutto questa luna, con questo vulcano che si trova a 23 gradi, ci chiede di non farlo da soli, di farci supportare da qualcuno che ha una visione diversa, quindi parlatene anche con persone che, tra virgolette, o counselor, o persone che possono aiutarvi in questo passaggio, perché noi non siamo capaci di vedere. In questi momenti di grande oscurità, il 9 tende ad andare dentro di sé, quindi a ritirarsi, a isolarsi, e invece è molto positivo condividere con chi può sostenerci in una grande trasformazione. Ecate, la dea di crocevia, è congiunta ad Antares, che è proprio Uriel. Ecate è Antares in questo momento, che Uriel ci chiede proprio di dissolvere, di collegarci con la voce interiore, il valore di ritornare al corpo. Quindi Ecate è crocevia, quindi possiamo solo dissolvere, se non ascoltiamo più la testa, la parte più razionale, che ha paura, perché c'è una grande prova riguardo alla coscienza dell'ego, no? C'è un atto, un grande fuoco di purificazione, proprio per il nodo
sud, che si trova a 7 gradi in Capricorno, al cuore della, dove ci dice ancora che ci sono delle nuove forme che sono create nelle profondità della terra, e ci parla anche Vesta, che è la dea e l'asteroide legato alla fiamma della purificazione, che stiamo proprio pulendo la coscienza della nostra vecchia identità. Quindi c'è una grande trasformazione in atto, e dobbiamo avere il coraggio di collegarci proprio sulla nostra energia interiore, dedicarci completamente a scendere nelle profondità e ricordarci, come Re Leone, di chi siamo, seguire quella via, dove troviamo la nostra forza. Il leone è, Riccardo Cuore di Trone, il coraggio di essere noi stessi, di vivere noi stessi da un punto di vista completamente nuovo. Quindi sono momenti veramente interessanti, forti, intensi. Proprio chi ha gli strumenti, chi usa per esempio il sistema Rossoma, come ho detto, può usare la bottiglia 9, chi ama usare l'arcangeloide, il sistema, usare Uriel, l'arcangelo Uriel per questo passaggio. E poi ricordatevi che proprio alla fine di marzo avremo il solstizio, avremo l'inizio del governo dell'Arcangelo Raffaele. Tra l'altro, nella prossima Gazette faremo proprio un articolo tutto sul Raffaele, l'Arcangelo Raffaele che rappresenta il guaritore. Adesso siamo nell'energia dell'Arcangelo Gabriele, che sta portando il nuovo, sta spingendo verso una trasformazione, e Raffaele riallinea tutto. Quindi se volete anche iscrivervi alla Gazette, il nostro giornalino mensile gratuito, dovete scrivere però, contattare la segreteria, secretary@internationalcessorschool.com, trovate qui l'indirizzo, e anche se volete, oppure potete chiamare 059-686-147 in orario di ufficio. Quindi è un momento forte, un cambiamento, una nuova energia in atto che dobbiamo spingere. Ricordatevi del vostro cuore. L'energia del cuore ha un campo magnetico 60 volte più grande dell'energia della vostra mente. È un grande momento di purificazione mentale, in cui la mente deve diventare solo l'osservatore e guidare, ascoltare la voce del cuore, la voce dell'intuizione. Se poi volete essere con me all'evento Sviluppo Maieutico dell'Intuizione, trovate tutte le informazioni qui, su questa pagina, oppure trovate le informazioni sul nostro sito www.internationalcessorschool.com, nella sezione sia calendario che eventi, perché è anche un grandissimo evento. Vi porterò a sentire l'energia dei luoghi sacri, l'energia della natura, delle piante. Comincerete ad ascoltare e sentire la voce interiore, che è la nostra forza, la nostra vera forza, è quello cui io vivo quotidianamente e che ricerco sempre. È come se ogni passaggio della vita ci chiedesse di andare sempre più profondamente a ricontattare la voce della grande vita. Tante benedizioni per questa illuminazione, e facciamolo insieme. Ciao, buona giornata e buon weekend.